Allora, tenendo conto che in realtà oggi noi siamo dei territori in rete, sia a livello locale che a livello nazionale o europeo, per pensare a un turismo che sia basato esclusivamente su piccoli percorsi o su circuiti solo locali è limitativo. Quindi noi, prendendo in considerazione tutte le varie risorse naturali e culturali del territorio bergamasco, abbiamo visto una ricchezza davvero unica e una varietà davvero importante. Questo sia a livello di promozione di un turismo, diciamo così, nazionale, ma vista l'importanza storica e la varietà e il significato di queste risorse, promuovendole, valorizzandole in una prospettiva di rete, si può attivare un turismo di tipo internazionale. Ciò che dico è stato poi verificato mediante delle ricerche che noi abbiamo condotto come centro studi sul territorio dell'Università di Bergamo e abbiamo in questo momento un network di 7 città europee, tutte con le stesse caratteristiche, medio-piccole, con una università, con un centro storico, con un aeroporto low cost in grado di attivare gli spostamenti veloci per fare un turismo lento che noi abbiamo denominato e-slow proprio perché unisce lo slow con il low cost e che fa sì che qualunque progetto di valorizzazione turistica, anche della pianura bergamasca, possa essere proiettato a scala europea, che è questa la dimensione che la bellezza e la ricchezza di Bergamo si merita.